I giochi della prima giornata di Coppa Italia di Serie B sono quasi fatti. Se il Futsal Mazara se la vedrà con i Grifoni dopo le rispettive vittorie su Diaz e San Giovannese, ora è il turno di Virtus Libera, Isola d'Ischia ed Energy Saving che si contendono l'ultimo passo in palio per la semi di domani alle ore 19 contro la Compagnia Malo che ha superato ai rigori il Real Ciampino Academy. Partiti in questo momento con il tocco del numero 30, Sardella. Minuto e 10 su cronometro. Centralmente spazio per Sardella, adesso fronteggiato da due giocatori, può ripartire la Virtus Libera con Stefanoni, slalom, la conclusione e la risposta importante da parte di Blanco, portiere italo-venezuelano. Nel corso del match l'ultimo quarto qui al Palacampagna di Bernalda, Odierna si libera Sardella, esce Curci, c'è però il calcio di rigore assegnato all'Energy Saving, il fallo. In fase difensiva è uscito anche Curci, non ha avuto esitazioni, il direttore di gara si lamenta un po' Egea. La rincorsa centrale tra i pali di Curci sulla linea di porta. Parte Sardella, si allarga, va con il mancino, la conclusione sotto la traversa, il vantaggio dell'Energy Saving Futsal. Chiama la pressione Ferrari, rimane lì in Energy Saving, molto alta, Curci. Impostazione con Silvitelli, si fa vedere in mezzo e riceve bene Polito, si è mosso alle sue spalle, poi anche Gea, servito il pallone in mezzo, ci arriva con la punta, contrastato da ben due giocatori, Polito cade a terra e non c'è fallo, ripiega in qualche modo la difesa dell'Energy Saving. Calcio d'angolo che viene battuto in questo momento, in mezzo il pallone per Sardella, controllato però bene dal numero 18 Silvitelli, riparte allora Silvitelli proprio a destra, ne ha due addosso, riesce comunque a servire in mezzo, ha girato il pallone di prima, scheggia il palo, il tentativo del numero 5 Polito. 5-0-6 ancora da giocare, Stefanoni, Moraes, le finte mentre c'è il movimento a sinistra da parte di Egea, ancora le finte di Moraes, il pallone sul destro, prende il calcio, fallisce Coppa, il tapin sul secondo palo. Si stacca Fondicelli, la rincorsa e la conclusione fermata da Blanco, ottima la conclusione comunque da parte di Moraes, potente taglio di nasta in avanti, Blanco va a cercare la sponda, poi Moraes con la punta riesce a servire per Egea, si chiude il triangolo tra i due, ancora Egea con l'esterno, all'indietro il pallone per Egea che supera Nasta ma non supera Blanco e riparte l'Energy Saving ancora con Nasta, poi l'intervento proprio sotto la nostra postazione di Fondicelli. Nuovo calcio d'inizio, quello della ripresa dell'ultimo quarto. Partita in questo momento con il tocco di Egea per Moraes, da Egea di nuovo Russo al limite dell'area, il movimento dinamico, si è mosso bene ed è stato cercato Sardella ma c'è subito il recupero dalla parte opposta di Stefanoni, ripartito poi da lontanissimo Russo, si distende e incolla il pallone a terra, dice di temporeggiare però il tecnico della Virtus Libera mentre... Ancora l'incursione dell'Energy Saving, l'uscita di Curci, due volte Fondicelli, poi ci riprova con il mancino Seggio. Ancora l'uscita di Curci che si salva in qualche modo e con lui la Virtus Libera. Ancora Odierna, movimento in mezzo da parte di Attanasio, poi Curci sul primo palo, può ripartire Silvitelli, 12:35 in avanti. Silvitelli, la puntata violenta, non molto distante dalla porta difesa da Blanco, non ci ha pensato su due volte. Tanto Moraes, rincorsa lunghissima, in barriera c'è proprio Sardella. Sistema le posizioni Blanco, parte Moraes, tiro violento, vola Blanco, calcio d'angolo. Chiamata la distanza su Sardella che alza il pollice e dice hai ragione tu. Al direttore di gara Stefanoni, si riavvicina comunque Sardella, ancora Stefanoni per Moraes, la conclusione Blanco in spaccata, Moraes scambia con Fondicelli, si va a vedere Cuomo, ancora Fondicelli, serve per il numero 70 Moraes, arriva e già la conclusione, si era preparato in maniera perfetta al tiro poi strozzato troppo, occasione gigantesca, cercato Cuomo che entra in area, cerca di restituire all'indietro per Fondicelli, fermato però ancora una volta da De Stefano,
ultimi 51 secondi di speranza. Moraes carica al destro, traversa piena, forse il tocco di Blanco, comunque traversa piena di Moraes, rimessa in gioco Moraes, il secondo, fermata la conclusione da Nasta, finisce qui con la vittoria dell'Energy Saving. Va ad esultare odierna con il pubblico presente al Palacampagna. Passa in semifinale la formazione del presidente Angelo Ucci.